Al palazzetto dello sport a Roma sono di fronte i pesi leggeri Mario Vecchiatto di Udine, campione d'Europa della categoria, con scarpette nere, e Ghizzani Rezgui di Tunisi. L'incontro non è valido per il titolo. È un combattimento a sorpresa, poiché non era nelle previsioni che si trattasse per il nostro pugile di avversario scorbutico. Invece il tunisino, sfruttando tutto il suo mestiere, può all'inizio tener bene testa al campione europeo, costringendolo a impegnarsi a fondo. Vecchiatto attacca con frequenza, ma non sempre il suo destro riesce a toccare il bersaglio. Dopo il quinto round, l'udinese colpisce il punto debole dell'avversario e lo costringe a duri corpo a corpo. Il tunisino risente di quel martellamento che lo sfianca e spesso si attacca all'avversario per bloccarne l'azione. Il campione d'Europa domina ormai il tunisino, costringendolo spesso alle corde. Non ha più la mobilità iniziale e l'udinese se ne avvantaggia. Sul finale Mario Vecchiatto appare abbastanza fresco, cerca ancora di piazzare il suo destro, ma non ci riesce. Ha vinto, ma non deve sottovalutare gli avversari. Sul trampolino di salto si mette uno strato di torba ben battuta. Lo si rinforza con uno strato di fibra di vetro, lo si riveste con una rete metallica alla quale si agganciano spazzole di plastica. Ecco la ricetta sovietica per il primo trampolino artificiale per salti con gli sci su neve di plastica. Ricetta, peraltro, già scoperta in Italia da oltre 2 anni. Poiché nella zona i campioni di sci abbondano, eccoli collaudare subito la nuova costruzione. Tutti più che soddisfatti. È una pista di allenamento per salti di 42 metri. Per giunta è assai morbida. I capitomboli sembreranno capriole sul letto.